suoi amici hanno avuto ieri, incontro Farenz e i suoi amici contro Roberto Recchioni. Vi introduco Farenz, lo conoscete tutti, Mattias, se volete applaudire anche il gatto, che è l'unico che ieri ha portato una ventata di parolacce, perché Farenz non ha detto una parolaccia ieri, è stato bravissimo, l'unico è stato il gatto, infatti noi lo apprezziamo per questo. E Roberto Recchioni, conoscete tutti, un noto sceneggiatore, nonché appassionato, nonché grandissimo appassionato di videogiochi. Non ho la più pallida idea di quello che succederà, ma credo neanche voi. Buon divertimento. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Mi hanno detto che dobbiamo essere io contro di voi. Non lo so. Forse perché voi rappresentate un po' lo stomaco della nazione dei videogiochi, no? Nel senso che io sono un po' un fighettino che leggo The Edge, sto lì e faccio, perché qui la semiotica del videogioco. Senti, a proposito del discorso dello stomaco dei videogiochi, quello che ha il vostro blog, è che ha una fortissima street credibility, siete credibili agli occhi dei giocatori. È una cosa che ha conquistato con una forte indipendenza e con una forte appartenenza a chi gioca, cioè non senza tante pippe determinate. Quante pressioni ricevi ogni giorno, visto che poi insomma il portale, no, pressioni ricevi? Io per esempio sono massacrato dagli uffici stampa dei videogiochi. Sinceramente pressioni da questo punto di vista non ne abbiamo mai ricevute. C'è da dire che lo zoccolo duro di certe parti di videogiocatori sono quelli magari che ne risentono in base a quello che io e altri scriviamo direttamente sul sito, no? Forse è quello lo zoccolo veramente duro su cui cercare di far forza, però alla fine noi abbiamo sempre cercato di esprimere opinioni assolutamente personali, quindi cioè, quello che dico io vale esattamente quello che dici tu, quello che dice un altro, nessuno avrà mai ragione, è quello che difficilmente qualcuno capisce. Da lettore forte, lettore e spettatore forte di quello che fate, io per esempio non riesco a concordare col tuo punto di vista in principale modo, morte DLC, ma non pensi che staremo sempre fermi se non andiamo avanti con contenuti digitali e quel tipo di prodotto? Nel senso, è chiaro, ok, bello il supporto e tutto il resto, però forse è tempo di andare avanti, anche perché senza i DLC non ci avremmo avuto Under Nightmare, che ha preso ovviamente il più bel DLC mai uscito. Io ho sempre paura della ritorsione di questa cosa, ovvero, faccio un esempio stupido, se un gioco è composto da 10 livelli, parliamo di livelli ancora come se fossero anni 80, e dopo un mese, due mesi che è uscito il gioco escono due livelli sotto forma di DLC, no? Non vorrei che... bravo, hai già capito, voi cosa ne pensate? Io dicevo anche ieri, per esempio, che temo che sia inevitabile uno spostamento verso il digitale, proprio perché è il passo successivo al supporto fisico. Pertanto l'unica speranza è di non dover assistere a una speculazione eccessiva delle compagnie in questo senso, che si traduce in avverrà sicuramente. Però piaccia o meno è così che devi andare, perché è parte della naturale evoluzione. E a me onestamente i DLC, se li voglio li prendo, se no non li prendo, li vivo serenamente. No, i DLC per me sono una cosa fantastica quando sono ovviamente opzionali, non quando ti danno un gioco come Assassin's Creed con due capitoli in mezzo e te li devi comprare a parte. Per il resto, se mi piacciono li prendo, credo sia un grande problema. Nel mondo dei videogiochi siamo in un momento inedito, nel senso che per la prima volta non è la tecnologia a guidare il mercato, perché le console stanno ferme nel
lo sviluppo, perché i costi di produzione di una macchina nuova comporterebbe che i videogiochi prossimi arriverebbero a costare più di 70 milioni di dollari di sviluppo. Siamo fermi, siamo in questo bello stagno dove non si vede ancora nessuno. Nella generazione precedente si parlava già da 2 anni dopo l'uscita del PlayStation 2 e dell'Xbox, delle macchine successive. Qui non c'è, tutto tace. Come lo vedete? Sì, nel senso che effettivamente, cioè, secondo me le console dell'attuale generazione sono state progettate già in principio come destinate a durare più del solito. Però per forza di cose, secondo me, quando una console esce, team interni stanno già pensando a cosa fare in riferimento al futuro, perché per forza di cose, anche per la concorrenza spietata che esiste tra le principali, cioè le uniche per adesso, tre compagnie, no? Mi piacerebbe vedere se domani magari la Apple, di cui non sono un grande sostenitore, si inserisse all'interno, cioè in maniera pesante all'interno del mondo videoludico, anche con proprio console dedicate, non tanto per giochi per iPhone piuttosto che iPad, eccetera. Voi che siete amanti di Apple? Onestamente la cosa mi lascia abbastanza indifferente. L'unico crucio è che se esce poi bisogna comprarlo. Per quanto riguarda la longevità delle console di adesso, onestamente non ci ho mai pensato, però io non dubito che magari possa essere dovuto al fatto che rendono abbastanza bene così, quindi col periodo, con i tempi che corrono, esporsi, cioè magari uno aspetta, le compagnie fra di loro aspettano che sia l'altro a muovere il primo passo per dire eh no, io ce l'ho più bella. Credo che l'unica console di questa generazione che sarà la prima ad essere sostituita sarà il Wii. Perché si sta già parlando di un Wii 2, poiché non tanto perché il Wii non diverta, ma perché hanno fatto uscire veramente pochi giochi, si sente. Hanno fatto uscire veramente pochi giochi che hanno catturato il pubblico. Stanno uscendo un sacco di giochi casual e si sta già parlando di un Wii 2, magari con grafica migliorata, supporto DVD, un online magari migliorato e cose del genere. Quindi potrebbe essere la prima console ad essere cambiata. Poi ovviamente ci sono. Dici pure anche il tuo parere. Io credo che la prima che verrà cambiata sarà la 360, perché al di là che con le uscite di Killzone 3 e quando uscirà Gears sono arrivati al collo di bottiglia, perché non possono fare, hanno tirato quelle macchine per il collo, il gap che c'è adesso con quello che si può ottenere su PC è devastante, non abbiamo giochi incredibili perché non li sviluppano, le schede grafiche che ci stanno in giro con questa attuale la 360 stanno per prendere proprio le pizze, non c'è esclusive, viene percepita come macchina vecchia e la mia preferita come delle tre console. Io credo che Microsoft giocherà ancora d'anticipo e uscirà a breve con 720 o come si chiama, anche perché l'unica cosa che gli ha dato vantaggio sulla PlayStation 3 è stato il recupero, è stato lento ma c'è stato, nonostante sia la macchina col prezzo più fuori di testa mai visto. Inoltre anche secondo me cambierà prima Microsoft, per il semplice motivo che lui sta vendendo ancora un casino, quindi anche a Nintendo non interessa più di tanto. Infatti, e poi adesso uscirà la nuova console portatile Nintendo, quindi quella fissa secondo me verrà posticipata ancora. A proposito del portatile, come la vedete la mania del 3D nei videogiochi? Sulle console fisse, per adesso il fatto di utilizzare gli occhiali, io non ho mai provato un videogioco in 3D con un televisore di occhiali così. L'impressione che ho avuto dei film in 3D al cinema non è stata positiva, quindi ripeto, non so per quanto riguarda i videogiochi come sarà. Ammetto che mi attira di più il 3D pensato sul 3DS senza occhiali, poi magari non prenderà piede, però è una tecnologia che mi attira di più rispetto a quella che è disponibile adesso.
poi è il grosso dubbio su Sony, no? Sony ha investito tutto su due tecnologie negli ultimi 10 anni, il 3D e il Blu-ray. Il Blu-ray è l'unico formato, guerra dei formati che la Sony ha vinto, è l'unico guerra dei formati che non è contata a cazzo perché non vende niente il Blu-ray. E la Sony sta cercando di convincere la gente che si dovrà mettere in salone con gli occhiali, che per me è una cosa, la famiglia con gli occhialetti davanti al suo televisore io non riesco a vedercela. Io il 3DS l'ho provato, l'impressione è un 3D solo in positivo, cioè in profondo, non esce niente. Se ampliano l'arco, secondo me il prossimo Wii esce quando ci saranno i schermi che permetteranno quel tipo di tecnologia a naso. Scusa, anche perché comunque stanno già sviluppando dei televisori senza infatti, quindi cioè, è come se fosse una tecnologia nata già morta, secondo me. Ma magari mi sbaglio. Ma io 3D non mi attira più di tanto, soprattutto come dici te, virtù che ci guardano gli occhialini, che per quanto poco sono una cosa in più che non ci deve stare. Se dovessi pensare di muovere un acquisto del genere, se ne riparlerebbe probabilmente fra 10 anni, per me è assolutamente non rilevante, meno ci spendono meglio è. Io non sono un amante del 3D in generale, già dal cinema quando sono usciti i primi film in 3D io li ho sempre odiati. L'implementazione dei videogiochi sinceramente me ne frega ancora meno. Ho visto che la Sharp, così come ha fatto gli schermi per il 3DS, sta progettando anche i primi televisori in 3D che hanno però un margine di visualizzazione perché bisogna starci sui 40 gradi per poterlo vedere. Quella è una cosa. È scomodo, sì. Però non mi attira più di tanto, sì. Ti chiedo, tu lo usi il Kinect? Ah, però è bello, cioè è un prototipo, mi hanno venduto un prototipo, tra 5 anni saremo tutti davanti al televisore senza neanche più pensarci, cioè al di là che io faccio il Jedi perché l'idea di apri sportelletto con il gesto della mano, questi non sono i droidi che stai cercando. Però è, secondo me ce lo troveremo sul desktop del computer a breve, no? La Microsoft ci ha venduto una cosa per fare un esperimento. Il software dietro è davvero bello, conosco vari sviluppatori, mi hanno spiegato quanto è stato limitato rispetto a quello che può fare. Ma non per i videogiochi sinceramente mi sento abbastanza un cretino a mo', per tutto il resto, cioè è comodo stare sul divano e dire voglio vedere questo film o potrebbe essere bello, il Move è una copia del Wii, non riesco proprio a capirlo, cioè con che faccia. Voi ci giocate? Il Move? Io l'ho il Kinect l'ho comprato ma non lo uso perché come periferica secondo me ha delle buonissime potenzialità inespresse per adesso nei videogiochi attualmente in mezzo sul mercato. Il Move l'ho comprato, anche quello l'ho utilizzato poco per il semplice motivo che non trovo questa grande novità perché erano già 4 anni che utilizzavo, quindi è vero, quello è vero, l'ho subito riscontrato anch'io, però come concetto di base della periferica non ho riscontrato la novità, cosa che invece l'ho riscontrato chi non ha mai avuto un Wii e lo decanta, ma ci sta come discorso. Voi grandi amanti del Kinect? Beh, io il Kinect anche l'ho preso al lancio e sono l'unico che l'ha pagato moneta sonante. Io diciamo ne ho tratto la stessa conclusione, ovvero che sia una periferica strepitosa, che però averla lì e fargli ciao ciao ogni tanto è abbastanza riduttivo. Sapere di averci speso 150 euro mi trattiene dal fatto di prenderlo e metterlo nella scatola, diciamo. Per quanto riguarda il Move, io non l'ho voluto comprare perché reduce dell'esperienza con Wii
che ho preso, che ho, diciamo, regalato alla donna, però che però poi è rimasto lì a far polvere, perché è bello, divertente la prima volta, la seconda diventa già più, e la terza non ci c'è più. Nonostante abbia diversi titoli che non sono arcane, che non sono di Super Mario, che vale la pena giocare, però il poco tempo che ho lo dedico ad altro, in cui è per questo che non ho preso sostanzialmente. Allora, anch'io ho comprato Kinect al lancio con questi due geniacci e l'ho usato 5-6 volte per giocare da solo. Come abbiamo già detto, ha delle grandissime potenzialità, infatti penso verrà sviluppato molto facilmente anche per computer. Però in casa mia viene usato abitualmente da mia sorella di 12 anni per il gioco del ballo. Quindi almeno sono contento di aver speso soldi per qualcuno e non sono stati buttati via, ma non prendo appunto. Adesso non posso esprimere purtroppo. A proposito di periferiche, quali sono le più inutili che avete comprato? Io ricordo del mio, dove ho speso i soldi, il turbo del ColecoVision, che c'aveva un gioco di guida, che era il volante con e il robot della Nintendo 8-bit con i dischi. Voi dove avete buttato i vostri soldi? Credo nella più recente, la PlayStation Eye, che ho comprato per Eye of Judgment, quel gioco con le carte che veniva riconosciuto dalla telecamera, e dopo ho fatto polvere fino a quando non è uscito il move. La periferica più inutile che ho preso io, cioè che non dovrebbe essere inutile, è l'adattatore joypad per il Wiimote, che lo vedi lì bellissimo, dici no, lo voglio, e poi non l'ho usato una volta e costa uno sproposito, perché costa tipo 40 euro. È una Monster Hunter non pervenuta. La webcam per PSP. Ho comprato anche quella, però aspetta, ho comprato per Game Boy stampante relativo videocamera ed è stata usata più di quella per la PSP. Ovviamente comprata 2 milioni di anni dopo, non al lancio, proprio in cura. A proposito di console portatili, che ne pensate del per me inutile mostro della PlayStation Portable 2? Dovrà uscire chissà quando. Secondo me il problema, Sony ha fatto sempre di testa sua, nel senso che sta sviluppando un'altra console basandosi sempre sul miglioramento della potenza di calcolo e tutto. Mi è sembrato strano il fatto che sulla Play 3, spingendo molto la questione del 3D e vedendo che la Nintendo farà uscire una console basata su questa novità, non venga implementato nella PSP2. Non vorrei che dopo un anno che esce la PSP2, esce la PSP2 e mezzo con anche il 3D e lì altri 300 euro. Cosa che purtroppo temo. Beh, effettivamente la NGP, mi pare si debba chiamare, poi mi sembra con troppe cose appiccicate per forza: il touchpad dietro, il touchpad davanti, il touchpad di lato, il motion, il tilt control. A me è piaciuto inizialmente come concept, però anche per esempio già il fatto di avere la disponibilità di andare con la rete telefonica 3G, bisogna vedere poi anche se lo mettono per qualcosa che serve, perché poi il rischio è questo, che ci siano tante cose che poi non ne usino neanche una. Allora, a me la prima volta che l'ho vista e ho letto cosa conteneva, mi è sembrato un collage fra smartphone e altre console. Le due fotocamere, come ormai stanno uscendo tutti quanti gli ultimi telefoni, quindi la trackpad posteriore come il Motorola Flip Out, mi pare si chiami,
E il fatto che abbia il 3G senza poter telefonare, che bisogna vedere quanto la PS Phone, infatti lo trovo inutile nella PSP 2 quando invece c'è già un Xperia Play in uscita. E lì però sono due cose diverse, perché da una parte c'è Sony, dall'altra c'è Sony Ericsson, quindi secondo me le cose sono, cioè le uscite saranno quasi, diciamo, in concomitanza, però vanno considerate separatamente. L'attenzione però è che Sony abbia una grossa confusione, fanno due device che sono in teoria per i giochi portatili, tirano fuori una console che c'ha il design brutto della PSP, è grossa, enorme, però ci mettono dentro di tutto. E poi non dimentichiamo anche, noi adesso stiamo parlando di pregi e difetti a livello hardware, ma pensiamo anche alle applicazioni che potrebbero nascere e morire, come con la PSP, con la prima PSP quando si erano inventati il navigatore, anche quello lì che costava uno sproposito e poi alla fine io non ho mai conosciuto nessuno che abbia comprato una. Non lo so. Voi giocate a Home? Home? Quanti soldi ci hanno buttato su? Se non vorrei dire una cazzata, però quando è cominciato il progetto PS3 sono cambiati i vertici Sony e secondo me se ne è risentito e tuttora ci sono dei problemi, probabilmente anche proprio a livello manageriale, perché certe decisioni tipo Home che è costato un casino di soldi, quando probabilmente per emulare il famoso Second Life, però è arrivato in ritardo, perché quando è uscito Home Second Life stava già morendo e di conseguenza anche sì. Voi ci siete mandati su Home? Io per un bel periodo sono stato un grandissimo sostenitore di Home, di quello che sarebbe dovuto diventare, perché io mi riferisco sempre a Home come una potenzialità enorme che però è stata data in pasto ai porci, perché l'idea concettuale di entrare in Home, trovare i propri amici e fare la chat vocale assieme, poi da lì lanciare la partita, il gioco, io l'ho sempre visto come un aumentare a tre dimensioni quello che era l'allora già valido party di Xbox Live. E se poi in realtà è uscito dalla beta, poi sempre beta, ecco, oltre a questo poi io quelle due volte che ci sono entrato mi trovo un finlandese, due francesi che parlano fra di loro e tre belgi che fanno cyber sex ballando così. Cioè, veramente è assolutamente inutile, così come, perché per i trailer, cioè, ci sono, è lento, poi ci sono strumenti molto più convenienti già nel browser della PlayStation 3, e quindi dispiace perché potevano fare una figata, invece è quel che è. Lui non ha ancora regalato nessuno una PS3, quindi non si può esprimere. C'è da dire però che probabilmente l'idea di Sony è stata anche quella di creare questo ambiente per poter ricevere pubblicità da parte di compagnie, case di sviluppo, così. Inizialmente sono state supportate, adesso sinceramente non ho idea se ci sono ancora, appunto. Senti, a proposito di pubblicità e tornando a voi, come garantite la vostra indipendenza? Immagino, tenendo conto dei vostri nomi e tutto, che ti avete avuto offerte pubblicitarie e sponsorizzazioni sul blog, qual è la vostra linea di condotta? La nostra indipendenza si basa sul fatto che, nonostante sia un sito che giorno per giorno sta comunque continuando a crescere, è comunque, secondo me, a livelli ancora amatoriali, nel senso che è molto, molto trash. Non abbiamo, per adesso, con quelle poche pubblicità che abbiamo gli annunci pubblicitari proprio che abbiamo in home page, riusciamo a campare, molto semplicemente. In realtà poi è proprio, secondo me, la ragione perché continuate a crescere rimane nella materialità, cioè nell'idea che comunque poi sono i vostri pareri, però per esempio
le pressioni che fanno adesso le software house, gli uffici stampa per avere embarghi, se il gioco te lo faccio provare a patto che tu gli dai da 9 in su. Stiamo diventando tutti schiavi di Metacritic. Se un gioco non si compra se non c'è almeno 9.5, perché 9 non garantisce niente. Quindi purtroppo il mondo delle recensioni nei siti internet, secondo me, non a livello globale, magari le testate più di spicco, perché poi alla fine sono testate giornalistiche, per forza di cose, per campare devono sottostare a quello che viene proposto dalle varie case di sviluppo. Capisco, cioè, se mi metto nei loro panni capisco che sotto certi punti di vista debbano per forza agire in questa maniera, però a volte c'è da dire che da lettore si vedono quelle cose assolutamente improponibili. Io mi ricordo da ragazzino quando compravo un gioco da 9 su TGM, arrivavo a casa e era una merda, rosicavo non poco, quindi boh, si perde, cioè, il punto è che sulle vostre recensioni io so che il gioco, se ti è piaciuto, ne parli bene, se non ti è piaciuto lo smerdi pubblicamente, però è un problema perché ci abbiamo tanti portali in questo momento che stanno diventando sempre più grossi e pochi garantiscono l'idea di vera indipendenza. Ce ne stanno un paio, non faccio nome, blog.it che deve morire. Secondo me noi siamo stati fortunati 15 anni fa, quando il fenomeno videogioco era ancora molto di nicchia e le varie riviste cartacee allora erano ancora abbastanza verosimili. Adesso, essendo un fenomeno di massa a livelli quasi impensabili solamente 10-15 anni fa, per forza di cose il lettore deve comunque rimanere abbastanza distaccato da certi tipi di ambienti, cioè comunque deve avere un'opinione personale e non basarsi sempre sul voto numerico dato a una recensione. Ma se voi dovete leggere una recensione, di chi la leggete? Italiana? Quali siti? In genere non le leggo perché ho paura di leggere qualcosa che mi rovini la trama, il famoso spoiler, anche perché poi comunque è un problema mio. Quando io leggo una recensione, dopo, quando gioco, parto già condizionato, mi piace leggere il voto numerico fino a un certo punto, di pro e contro magari, quello che magari può essere il difetto, l'online che non rende giustizia magari al titolo, piuttosto che magari qualche difetto grafico, tecnico, che magari mi aiuta. Magari quando leggi pro e contro, io trovo aiuto in queste cose qua nel decidere quando comprare il videogioco, perché se magari leggo qualcosa di negativo però il titolo mi interessa, lo compro comunque, però non a 70 euro. Io purtroppo mi fido di Wikipedia, i siti italiani, i giornali italiani. Una volta ero un grande tutore di PSM, che però poi quando ha fatto il cambio redazionale è scaduto moltissimo.
E devo dire che io, se ho bisogno di un'idea, io di solito vado a istinto. Se c'è una cosa che